60 a favore di 301, contrari 18, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta. Leva, Speranza, Sgambato, Gigli. Di Lello. Ci siamo? Zoggia. Fusilli. Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 382, votanti 322, astenuti 60, maggioranza 162, fuori 304, contrari 18, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 4, la votazione è aperta. Ci siamo? Chi è di Frusone? Grazie. Giancarlo Giordano. De Maria. Ok. Dadone. Martelli. Carbone. Frusone è riuscito? La votazione è chiusa. Presenti 383, votanti 323, astenuti 60, maggioranza 162, favorevoli 305, contrari 18, la Camera approva. Passiamo al voto finale, ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Gigli. Annuncio il voto favorevole del gruppo per l'Italia Centro Democratico e chiedo di consegnare il testo. È Grazie. autorizzato l'onorevole Gigli, l'onorevole Borghesi. Grazie Presidente. Per quanto nel merito il provvedimento ci paia teoricamente condivisibile, perché la condizione di apolidia, quando non derivi dalla risposta ad un crimine, è veramente un'inaccettabile violazione dei diritti dell'uomo, proprio la scelta dei tempi genera in noi qualche dubbio e qualche sospetto. Nella relazione illustrativa preparata dal Governo è infatti scritto a chiare lettere che il problema dell'apolidia nel nostro Paese si identifica soprattutto con i Rom. Non vorremmo quindi che con queste affermazioni si stia ora preparando il terreno alla concessione indiscriminata della cittadinanza italiana a tutti i Rom che si muovono sul nostro territorio.